Eder, Mac, Pallister. Il giorno della scomparsa, Sebastiano rimase molto tranquillo. Intanto è una cosa che veramente non mi è mai successa. Poi tutto può succedere, anche a me è successo tante volte, magari con gli amici una cosa o l'altra, dopo siamo andati al casino, poi sono andato a casa alle 5 della mattina. Non è che Liliana è andata a fare la denuncia, capito? Cioè, Liliana ha la sua età, la sua cose, e non avevamo mai avuto niente da nasconderci l'uno con l'altro, capisci? Eravamo chiari, precisi, sinceri, sempre avuto questo rapporto. Sorprende molto che tu non fossi geloso del rapporto che c'era tra Liliana e Claudio. A parte che non lo sapevo, ma comunque se Liliana frequentava questo signore, magari perché aveva i suoi motivi, non so, di amicizia, vecchia amicizia, di una vecchia storia, di esso lui era diventato vedovo, era solo, forse per dargli una mano, per essere utile verso di lui. Quindi tu e Liliana eravate una coppia aperta? Certamente, avevamo ognuno, come dire... Claudio, Sebastiano ha detto che erano una coppia aperta, anche se dopo aver detto questo si è molto arrabbiato e adesso non vuole parlare più. Beh, affari suoi, se si è risentito. Io se avessi saputo, ma solo lontanissimamente, che Liliana era un tipo così, sarebbe stato escluso per me fare le proposte che le ho fatte, cioè se non sai dove andare, a casa mia c'è il posto. E questo risale a ottobre. Quindi non sapevi che Liliana potesse vivere in un ambito di coppia aperta? Certo che no. Se sì, è a scapito veramente di Sebastiano, ma di Liliana sicuramente no. Io non crederò mai che lei era una coppia aperta in maniera che ognuno andava per conto proprio, l'importante era tornare a casa. Un'altra cosa per quanto riguarda il suo modo di comportarsi, da che so io, lei non è mai rincasata dopo le 17 di sera, perché anche con me, quando quei 3-4 mesi che ci siamo frequentati di più, il pranzo lo faceva spesso fuori con le amiche, giustamente a prendere una pizza, un tramezzino, e non si vedeva col marito in quei 2 o 3 giorni, martedì, mercoledì e talvolta il venerdì o il giovedì. Per capirci, questi erano i giorni di più libertà, ma escluso che lei avesse le modalità di cui intendeva Sebastiano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.